persone che ho imparato a conoscere bene in questa campagna elettorale. Guardate, e insieme a loro mica ho conosciuto, e non ho conosciuto soltanto i dirigenti di questa campagna elettorale. Ho conosciuto la base dell'UDC, ho conosciuto i candidati dell'UDC. E quando abbiamo iniziato questa campagna elettorale, molti la domanda che mi facevano, ma questo accordo con l'UDC? Adesso è molto tempo che non me la fanno più questa domanda. Sapete perché? Perché ci sono decine e decine di candidati, soprattutto giovani, candidate, che si fanno i manifesti con la fotografia in cui siamo insieme. E quelli che pensavano che l'UDC sarebbe stata la fascia di resistenza rispetto alle elezioni, invece si è rivelata una grande forza in questa campagna elettorale, un DC che vedo fortemente impegnato con lealtà in questa campagna elettorale per vincere una battaglia che è per il cambiamento radicale della Sicilia. Guardate, questa è una cosa fantastica come la riusciamo a percepire. Questo anche lo si vede dai dati, poi Gian Piero, che abbiamo analizzato, stiamo analizzando insieme. Musumeci, quanto circa 10 giorni fa veniva giudicato intorno a 15 giorni fa, intorno al 30%, la mia candidatura intorno al 25%, il risultato che man mano è aumentato, i sondaggi di lunedì scorso, per intenderci, già ci danno al 31,5% per Crocetta e al 30% per Musumeci. Cos'è che è accaduto? Che intanto i siciliani hanno cominciato a conoscere Musumeci man mano che si fa la campagna elettorale e hanno cominciato a comprendere le questioni, e che invece è aumentata una fascia di consenso forte dentro anche l'UDC. Nell'area del PD c'erano quelli che volevano votare per Fava, i dissidenti, quelli estremisti di sempre. E nell'UDC c'era il sospetto rispetto a un candidato che veniva dalla sinistra. Poi invece abbiamo cominciato a parlare, ci siamo cominciati a sentire con i gruppi dirigenti, con i candidati, abbiamo cominciato a fare le assemblee in giro, e cos'è che abbiamo scoperto? Che parliamo la stessa lingua. Perché l'accordo che noi abbiamo fatto non è un accordo, il solito accordo di potere per governare una regione. È un accordo che si basa su alcuni concetti importanti, e io che voglio dire con chiarezza, il problema del lavoro, e quando dico il lavoro non dico proprio volutamente sviluppo, perché se noi non abbiamo il lavoro, lo sviluppo è una chiacchiera, quindi il lavoro. Intendendo come, poi specificando cosa intendo per lavoro, è la legalità. Due valori importanti per una regione siciliana dove tutto sembra arbitrario e dove tutto sembra mediabile e dove tutto sia possibile e dove una politica scellerata ha ridotto il bilancio della regione ai minimi termini ed è tutto un disastro. Pensate mentalmente a una cosa che funziona. Me la sapreste dire una che funziona in Sicilia? Non ci riusciamo, noi non ci riusciamo perché tutto ciò che attiene al pubblico in Sicilia è in un livello di degrado spaventoso, in una Sicilia che ha risorse infinite, che è una delle isole più belle del mondo, che ha una ricchezza incredibile fatta dal suo patrimonio culturale, naturalistico, umano. Però poi è un livello di degrado senza fine, a parte diminuiti del 70% negli ultimi 3 anni, la disoccupazione giovanile è aumentata del 35%, le donne non lavorano, non dico qual è la politica dei diversamente abili, i fondi europei non utilizzati, 6 miliardi di euro non utilizzati di fondi europei, 6 miliardi di autorizzazioni che attendono da parte dei privati di diventare lavoro, di diventare investimenti e non vengono e stanno da anni nei cassetti della regione.
il fondo per le energie rinnovabili, 5 miliardi e mezzo di euro che farebbero risparmiare ai comuni 2 miliardi e 750 milioni di euro, non vengono utilizzati, creerebbero 24 mila posti di lavoro e 12 mila precari li potremmo sistemare lì, ma anche con lo sviluppo, con le autorizzazioni alle imprese potremmo collocare una parte dei precari e dire: bene, io ti faccio un accordo di programma con le imprese, ti do un percorso veloce di autorizzazione, però tu mi assumi un certo numero di precari, perché non è che possiamo pensare che dopo che si è fatta quella scelleratezza terribile di avere fatto diventare a 28.000 precari, 18.000 forestali, noi in una mattina ci alziamo, come dice la destra, e li mandiamo a casa. Allora quello che ci ha legato, guardate, sono i valori cristiani più profondi della solidarietà. E su questo che noi abbiamo fatto l'incontro, mica l'abbiamo fatto su un accordo di potere in cui chissà che cosa ci dobbiamo dividere, l'abbiamo fatto sui valori profondi di solidarietà in cui non si cacciano via 30.000 persone che guadagnano 700 euro al mese. Io l'ho incontrata una signora l'altro giorno a Piazza Ermerina, era una signora di Valguarnera, mi ha detto: io guadagno 800 euro al mese, non c'ho più marito perché sono rimasta vedova, ho tre figli, li devo mandare a scuola e devo spendere ogni giorno 300 euro di autobus. Chi è che butto dalla rupe? Perché io non me lo posso permettere. Chi è che non manda a scuola? Ma sono tutti e tre bravi, chi è che non manda a scuola? Ma questo può essere, quando parliamo della politica delle famiglie, mica possiamo continuare a fare chiacchiere, mica dobbiamo continuare a fare chiacchiere, perché se tu non fai una legge sul diritto allo studio, non hai fatto nessuna legge a favore delle famiglie, perché sono questi i costi veri che poi delle famiglie, i costi veri delle famiglie sono quando hanno un anziano malato e la donna di casa si deve sobbarcare tutto il costo di queste cose, un bambino diversamente abile oggi non dovrebbe più godere dell'assistenza, perché dobbiamo tagliare, cominciamo a tagliare, io sono per tagliare, ma cominciamo a tagliare gli stipendi dell'ingegnere Crosta a 600.000 euro l'anno, per esempio, no? Quelli dei direttori generali 300.000, 400, 500.000 euro l'anno, le società inutili che hanno solo consigli di amministrazione e non altro, che servono come prebende della clientela politica. Allora cominciamo a scoprire che il lavoro e il risanamento si legano inevitabilmente con un approccio legale, inevitabilmente, perché o abbiamo il coraggio di fare questo, perché molti che dicono la visibilità, bene, non è che uno, stamattina mi hanno detto che vuoi un governo tecnico, e io gli ho detto: ma manco per idea, perché che significa governo tecnico? Noi dobbiamo avere un governo tecnico, posso dire politico e tecnico nello stesso tempo, nel senso che dobbiamo rispettare la diversità degli orientamenti che non ci sono dentro una coalizione, ma dobbiamo valorizzare le competenze che ci sono. Per cui, e non è che un politico nel momento in cui diventa politico non è più tecnico, ci sono dei politici che sono molto più tecnici di altri tecnici. Allora, e sono i falsi problemi. Quando abbiamo messo Lucia Borsellino abbiamo dato un'indicazione chiara: mettiamo una persona che ha una grande esperienza, perché è uno dei migliori dirigenti in materia di sanità della regione siciliana, quindi mettiamo un'esperienza. Ma guardate, quell'esperienza non ha solo un valore tecnico, anche un grande valore politico, perché Lucia ce l'hai messa perché è figlio di Paolo Borsellino, e perché se uno è brava, come brava Lucia, e in più è figlia di Paolo Borsellino, io mi dovevo porre questo problema per dire: ah, allora la solita. No, guardate che a me un po' di emozione me l'ha creato il giorno che sono andato a prendere sabato scorso Lucia a casa sua e l'ho fatta salire sulla mia macchina blindata, anche perché quel giorno a guidare quella macchina, quella scorta, c'era un capo scorta che era stato l'ultimo capo scorta di Borsellino, un uomo di Messina, dopo che dopo quel cambio turno sono tutti morti quei poliziotti. E allora, se permettete,
quell'uomo è anche vivo per miracolo. A me mi faceva una certa emozione, una lacrima mi è scappata, non gliel'ho fatta vedere a Lucia. E allora vogliamo cominciare a dire che noi siamo stanchi di essere considerati mafiosi, che i siciliani sono stanchi di essere il simbolo di ogni male, di ogni spreco, e che noi vogliamo mettere in campo la migliore parte della Sicilia, quella che si richiama all'esperienza di Falcone e Borsellino, ma si richiama anche a uomini politici come Mattarella e Pio La Torre, che hanno fatto la differenza in Sicilia. E io trovo vergognoso, ve lo dico, lo trovo vergognoso Giampiero, quando da parte di alcuni della sinistra radicale continua a fare questi attacchi vergognosi almeno 3 volte al giorno a me e anche all'UDC. Lo devo dire con chiarezza. Un partito che ha cominciato a fare chiarezza, perché questo partito, quanto ha fatto la scelta di candidare Rosario Crocetta, sindaco antimafia di Gela, e non di un'antimafia da babbio come si dice, quella che in 6 anni ha prodotto l'arresto di 850 mafiosi ed estortori a Gela, tanto che io a Palermo, incontrando l'ordine degli avvocati, parlavano: guardate, siete l'unica categoria che sicuramente non ha problemi, perché gli arresti che ci saranno faranno lavorare tantissimo, perché non è che si può pensare che i mafiosi ancora alla regione possono fare da grande. E abbiamo fatto un lavoro incredibile di pulizia delle liste. Certe volte Giampiero persino ci siamo posti il problema: ma non è che stiamo diventando troppo severi? E in qualche caso abbiamo scuso gente che non c'era veramente motivo. Ma perché l'abbiamo fatto? Perché abbiamo fatto? Perché vogliamo dare un segnale nuovo, che il lavoro si fa con la legalità, si fa con la legalità, perché se no le risorse tu non le trovi. Perché se noi le risorse le dobbiamo sprecare negli autorifiuti che hanno distrutto la Sicilia e hanno prodotto 3 miliardi e 700 milioni di euro, quando il servizio potrebbe passare tranquillamente ai comuni e risparmiare la banca di soldi, è chiaro che non ci siamo. Allora c'è un problema in acqua. E se le risorse le dobbiamo sprecare nel dovere coprire poi già un percorso persino programmato, i deficit degli ATO idrici che non riescono a garantire servizi efficienti e vessano i poveri disgraziati, come si fa a tagliare l'acqua a una vecchietta che non ha i soldi manco per vivere, o un disoccupato da mesi che non ha nulla di salario? Ma l'acqua, secondo la convenzione dell'ONU, è un diritto fondamentale dell'umanità, non è un bene pubblico. Allora uno dei primi atti sarà quello di dire: bene, noi come regione aderiamo a questa convenzione dell'uomo e consideriamo l'acqua un diritto fondamentale dell'uomo, e quindi lo facciamo diventare un bene pubblico, anche una gestione pubblica dell'acqua, perché va garantita, poi i servizi vanno garantiti in modo economico, non ci deve essere la perdita, ma questo ci deve essere, perché se io guadagno 10.000 euro al mese, perché devo pagare l'acqua quanto un povero disgraziato che non ha una lira? Allora lì si pongono tutta una serie: posso dare una quota di parte d'acqua alle fasce sociali e che a carico poi di coloro che guadagnano di più? Allora questa comincia a diventare la politica della giustizia, ed è esattamente quello che noi vogliamo fare. Guardate, noi vogliamo innovare una regione, praticare la giustizia e la legalità, praticare la solidarietà, perché noi non vogliamo che il pensionato che sta in un ospedale e deve guarire per forza in 4 giorni oggi, perché quel tipologia di malattia tu te ne devi andare dopo 4 giorni all'ospedale. Poi chi dice, lo accudisce quel pensionato a casa? C'è qualcuno che ci pensa? No, e se non c'è nessuno che fa? Questa è una cosa ignitosa, pensate che possa essere, e su questo non ci incontriamo su profondi valori cristiani, e non pensiamo che i bambini che stanno in carrozzina siano le persone che noi più dobbiamo aiutare, perché quei ragazzini sono come dei principi, come delle principesse, sono i nostri fratelli migliori, guardate, sono i nostri fratelli migliori, quell'ama il prossimo tuo come te stesso, nella politica pubblica si deve trasferire in atti concreti, non possono essere parole astratte di rigore che non colpiscono mai le caste, i privilegiati, le chicche e i prepotenti. Quelle parole
di solidarietà si debbano tradurre in atti concreti, che significa fare pagare di più a chi ha di più e dare a chi non ha nulla, dare a chi non ha nulla. Ma nel Vangelo, guardate, la radicalità, stamattina mi piace un po' fare conoscere anche parti inedite di me, ma nel Vangelo c'è una radicalità che dice: non avrai né sandali né bisaccia. E io a volte penso, a volte mi confesso, quando mi confesso con il mio parroco, mi vergogno di avere qualcosa in più. E allora penso che vorrei fare qualcosa in più. Poi, siccome resto regolarmente senza una lira, riscopro automaticamente la povertà, perché magari 1.000 l'ho dati a un'associazione che deve fare, gestisce beni confiscati, l'altro c'è un'iniziativa politica da fare. Alla fine dico: bene, la povertà, dico, l'ho raggiunta, per cui non. E allora uno pensa alla politica sempre che deve essere casta, che deve essere ricchezza. Guardate, la politica quanto è seria, diceva Paolo VI, è il più grande atto di carità che fa o può fare un uomo. Allora la vogliamo scoprire questa politica della carità che si lega ai bisogni. Noi vogliamo risollevare questa regione, simbolo di ogni mafia, simbolo di ogni degrado. E Casini, quando ci siamo incontrati, Giampiero, eravamo insieme, me l'ha detto bello chiaro: noi vogliamo candidare te perché tu aiuterai la Sicilia a cacciare un male terribile. Noi abbiamo avuto anche momenti terribili della nostra storia in cui ci siamo dovuti confrontare anche al nostro interno con questo problema. Però vogliamo dare un segnale nuovo. Come dice Camilleri, sostengo Crocetta perché voglio aria pulita e fresca in Sicilia. E perché è stato sindaco, sa come governare ed è una persona per bene. Io credo che questi dovrebbero essere i requisiti principali attraverso i quali noi ci rincontriamo. E guardate, io ve lo voglio dire, io sarò leale, io non so, sono abituato a dire sempre quello che penso. Ho incontrato ieri i precari, ai precari ci sono gli altri candidati al presidente che gli promettono che gli faranno una municipalizzata, la compartecipata per stabilizzarli. Voi lo sapete che non si possono fare le compartecipate e le stabilizzate, non le municipalizzate né le compartecipate, e tantomeno si possono fare in una regione che ha il limite del default e che ha avuto bisogno di 1 milione di euro per rientrare nel patto di stabilità da parte del governo. Allora quello è un modo come mentire. Io gli ho detto: guardate, una cosa vi assicuro, cari amici precari, che noi non vi licenziamo, che noi troveremo per voi un lavoro produttivo e che la vostra stabilizzazione sarà con un lavoro dignitoso in cui non guadagnate più 730 euro al mese, ma guadagnerete uno stipendio normale che vi darà il diritto a scendere un mutuo, una casa, eccetera. Però se volete che io vi dica che vi faccio la compartecipata o la municipalizzata, io vi dico di no. Se preferite farvi prendere in giro, andate dagli altri, ma io non sono abituato a dire bugie. Quei ragazzi mi hanno applaudito con un'ovazione perché io avevo parlato il linguaggio della verità. Allora, è su questo che misuriamo un rapporto politico nuovo, innovativo, di trasformazione, che mette lavoro, legalità, sviluppo insieme. Io sono così. Abbiamo fatto un patto, per alcuni abbiamo anche, quel patto è sancito nel programma, però guardate, per me le parole valgono più dei patti scritti, perché io tengo alla mia dignità e tengo e io, guardate, non sono uno mai che tradisce, non sono uno che per prendere un voto dice una cosa che poi non lo farà. Per me il rapporto con l'UDC e con gli uomini e le donne dell'UDC non è un rapporto occasionale. È un rapporto vero in cui ho scoperto anche la bellezza di questo vostro partito. Vi dico con estrema sincerità: tanti giovani, tanti professionisti, tante persone per bene, tanti molto chiari, veri, sinceri, che vogliono una politica nuova. Allora lo vogliamo costruire insieme, questo rinnovamento della Sicilia, con una politica nuova. Guardate, io sono convinto che voi sarete leali come sono io, in nome di comuni valori che noi abbiamo, e se permettete, anche perché io per la lealtà
l'impegno, ci ho anche messo non solo la mia faccia ma anche la mia vita, quindi io non sono uno che tradisce la parola e sono convinto che anche voi non tradirete la Sicilia e che noi lunedì 29 ottobre festeggeremo un grande successo che verrà un nuovo protagonismo, un'esperienza inedita nel panorama nazionale che ci servirà finalmente a dire fine a quel berlusconismo che ci, è ancora ci viene riproposto in Sicilia e che vorrebbe riprendere il controllo del paese in una situazione, pur avendolo portato nella fase di degrado più terribile della nostra storia, Italia e la Sicilia, e insieme ce la faremo.